Vorrei dimagrire, ma sai, ormai è giugno e quindi automaticamente iniziare ora un percorso di alimentazione, di allenamento, ma insomma gli amici, gli aperitivi, l'estate in generale, rimando a settembre. Che stronzata è questa? Scusate ragazzi, ma se voi siete sposati o fidanzati, che fate? In estate vi lasciate perché automaticamente è estate? O continuate la vostra routine? No, perché il dimagrimento e quindi lo stile di vita, lo stare bene, avere energia e quant'altro è tutto l'anno, non è un periodo all'anno. Peraltro, se voi volete godervi l'estate con gli amici e quant'altro, non è forse meglio arrivarci con un corpo che è più metabolicamente efficiente, che avete imparato un'educazione alimentare, sapete come gestirvi i cosiddetti sgarri, le cene fuori, gli aperitivi e quant'altro? Non è forse più efficace arrivare a settembre e avere un corpo molto migliore di come ci arrivereste se faceste come sempre magari le cose casuali e a settembre vi ritrovate con dei chilogrammi in più da smaltire? Non è forse più gratificante e meno mortificante? Ricordatevi che inizio a settembre è una scusa come inizio lunedì, dopo Pasqua, dopo Natale, eccetera, eccetera, eccetera.